Salve a tutti, io sono DeLonGamer e benvenuti in questo primo episodio di Rise Son of Rome, che ci riporterà nell'antica Roma con il buon Mario, abile soldato che si ritroverà a combattere fra le strade della capitale durante gli assalti da parte dei barbari. Preparatevi per una grande trama e dei combattimenti veramente molto cruenti. Buona visione! Allora, prima di iniziare a giocare faccio una piccola premessa. So che questo gioco è uscito 7 anni fa, quindi sicuramente o ci avrete giocato voi stessi o avrete visto qualche gameplay da qualche altro youtuber. Tuttavia il sottoscritto non ci ha giocato e non ha visto nessun video di gameplay, quindi vi chiedo cortesemente di non spoilerare nulla nei commenti, altrimenti sarà un mio piacere bannarvi all'istante. Per il resto, se siete interessati, mi raccomando, seguitelo con me fino alla fine. Credo che sarà un'avventura molto ma molto interessante nell'antica Roma. Di sicuro un gioco altamente cinematografico con dei combattimenti veramente assurdi ed epici. Il signore in questione dovrebbe essere il famoso imperatore di Roma, Nerone! L'imperatore più amato dai romani del tempo. Un ometto molto focoso, mi dissero. Signor Nerone, ho la vaga impressione che le stiano attaccando la città, eh? Credo che lei stia per passare un brutto quarto d'ora. Ecco, le statue non dovrebbero piangere sangue, in effetti. È qui! Aiuto! Aiuto! C'ha le visioni mistiche, st'uomo? Oh mio Dio! Guardate, Roma è mezza distrutta! La stanno mettendo a ferro e fuoco, praticamente. È il vostro imperatore! Io, Nerone, Augusto Germanico! Io vi ordino di proteggere la mia persona! Signor Nerone, scusi, credo che sti soldati siano impegnati a non morirci male male, non penso che l'abbiano sentita. E vabbè, ma è una carneficina assurda! Che macello! Che udito c'ha sto tizio, peraltro! Oh mio Dio, l'ha sentito nel bel mezzo del campo di battaglia, eh? Allora, dobbiamo affrontare i barbari che provenivano dall'attuale Inghilterra barra Gran Bretagna. Centurione Severo, a me! Stemmela sul punto più alto che tu. Sì, i barbari fuggiranno. E vincere! Cos'è che gli ha dato? Gioco, ti chiedo cortesemente di insegnarmi a combattere. Wow, bellissimo! Cioè, di una violenza immane sto gioco. Ma vabbè, dettagli. La grafica mi piace un sacco. Il gioco sembra invecchiato bene. Allora, premi space per deviare gli attacchi. Perfetto. Dovrò temporeggiare il tutto, ovviamente. Poi possiamo spingere i nemici. Perfetto. Infine, quando sulla testa del nemico compare il simbolo del teschio, vuol dire che possiamo fare un'esecuzione. E poi quando compare il giallo, premere destro. E quando compare blu, il sinistro, per fare un attacco. Oh, e così facendo facciamo un'esecuzione perfetta e dovrebbe aumentarmi la salute. Ok, più o meno credo di aver capito. Salve, buongiorno, sono il signor... Non mi ricordo com'è che si chiama sto tizio, non mi credo della mia abbia neanche detto. Bono, ok, quindi devo fare sinistro. Sinistro, umarone. Il tizio c'è morto un sacco male. No, ti ho visto che ha provato ad attaccarmi alle spalle. Ok, vai così. E poi esecuzione. Violent, violent. Domani questa la senti tutta. No, ma ho dettagli. Wait. Ok, dovrò cercare veramente di temporeggiare il tutto perfettamente. Lo possiamo spingere di sotto? Buttalo di sotto! Fagli un disisparta, cioè un disis Roma in questo caso. Ma dai! È un'occasione sprecata. Oi! Oh, non mi dire che possiamo fare doppia kill adesso. In effetti sì. La violenza! La violenza immane! Oh! Se mi monetizzano questo video, siamo onesti, è un piccolo miracolo. Perfetto, eliminiamo anche questo simpatico signore. E che ho paura di prendere anche i miei, in effetti. Stiamo facendo una strage veramente incredibile. Vabbè. Quante mosse gli ha messo a sto tipo. E olle. Ok, questo dovrebbe in teoria essere l'ultimo. Ottimo. E possiamo vedere di avanzare. Dai ragazzi, levatevi. I barbari si avvicinano ai cancelli del palazzo. Dobbiamo raggiungerli e respingerli. E vabbè, è impossibile che i nostri riescano a resistere. Guarda quanti sono. Ok, stanno salendo peraltro con le scale. Gliele riusciamo a buttare giù in qualche modo? Vediamo un po', aspetta. Sì, lo possiamo fare, abbiamo la tecnologia. Scusi signore, mi dia un secondo che abbatto la scala. E sono subito da lei, non c'è nessun problema. Dai, buttalo di sotto. Dagli una spintarella. Ma perché non mi dai soddisfazioni? Sì, è arrivato Capitan Furbizia. Ma levati, pezzentone. Pestone in faccia. Il dolore immane.
Ok, eliminiamo anche questo tizio. Aspetta, freccia da dove? L'ha ucciso una freccia. Non credo di averlo ucciso io. Perfetto, vediamo di dare man forte anche i nostri uomini. Sta arrivando un po' di gente. Oh, maronne. Li hanno colpiti con le catapulte. Perfetto, e vabbè. Ok, ora dobbiamo affrontarne uno da davanti e uno da dietro. Volevi? Aspetta. Bana. Poi vi ammazzo tutti e due. Dimmi che riusciamo a fare la doppia kill. Perfetto, allora abbiamo un giallo, un blu e un blu. Olè, blu, mi piaci tu. Con quanta violenza. Ok, premi R per ordinare i tuoi romani di scoccare. Oh, quindi possiamo comandare anche gli altri soldati della legione. Perfetto, e mi hanno silurato tutti i cattivoni. Bravi uomini, abbiamo difeso stranamente la città. Uomini, ritirata, la città è perduta praticamente. È impossibile, vabbè, sono troppi. Scusate, c'è un signore barbaro che ci attacca. Bravi i nostri che lo hanno fermato, ottimo. Aggiornami sulle difese, soldato. Sì, signore. Buona parte della 18ª legione può ancora combattere. Avete 3 unità ausiliari al vostro comando. Scorpioni, arcieri e catapulte. Ok, perfetto. SPQR! Ok, dobbiamo liberare dai nemici i cancelli del palazzo, organizzando quindi tutte le nostre truppe che avremo a disposizione. Allora, possiamo ordinare ai uomini di proteggere il lato sinistro, mentre noi ci occupiamo dall'altra parte. Armi serissime. E vabbè, non penso sparassero con questa velocità, in effetti. Perfetto, dobbiamo quindi difendere quella barricata. Sì, vabbè. Abbiamo anche dei barili esplosivi, credo. In teoria, se li facciamo esplodere, dovremmo distruggere. Oh, un sacco di soldati, tutti in una volta. Perfetto, stanno attaccando anche con le frecce. Oh, devo aver beccato uno di questi pieni zeppi di olio rovente. Perfetto, in caso di necessità possiamo utilizzare quelli. E tanti saluti. Aspetta, che si avvicino. Scherzone! Brutto modo di andarsene, ragazzi. Brutto modo di andarsene. Aspetta, che ci sono altri barili esplosivi. Ok, ottimo. Arcieri nemici sulle armi incendiarie. Qualcuno le accende. Ci penso io, non è un problema. E dovrebbe esplodere nel giro di pochissimi secondi. Perfetto. Ok, abbiamo battuto anche quello. Ottimo. Stanno salendo anche su quella torre laggiù. Aspetta un secondo. Oh, ottimo. Perfetto, arcieri, scoccate un altro po', datemi una mano. Porco cane. Ok, perfetto, i nostri sembra che stiano resistendo bene. Porco cane, aspetta, stanno attaccando anche dall'altro fianco. No, olio bollente. Perfetto, scoccate altre frecce. Dai uomini che ce la possiamo fare, le difese del palazzo sono al massimo. Il che vuol dire che stiamo effettivamente resistendo bene. Perfetto, ora possiamo ordinare alle catapulte di far fuoco. Dovrebbero letteralmente abbatterli tutti. Maronne, sì, ma così pigliano anche me. Gente, no, dobbiamo rientrare assolutamente. Qua sarà una carneficina, fa fuori anche i nostri. E vabbè, bellissima sta scena. Wow, ma perché avete sparato anche a me? Sono il vostro comandante, avanti. Abbiamo vinto, ma il costo di vite è stato assurdo. Signore, li abbiamo respinti, solo un manipolo ristretto è riuscito a infiltrarsi. Ok, quindi qualcuno è passato, dobbiamo assolutamente difendere quel simpaticone di Nerone. Ah, il gioco dice ci sono i potenziamenti. Ok, andiamo su potenziamenti, abilità, c'è salute, furia, guadagno e scontro. Non so cosa sia, ma di sicuro possiamo migliorare la salute. Per quanto riguarda la furia, non so di cosa si tratta. Credo sia la barretta che si trova nella parte inferiore, che ci darà probabilmente la possibilità di fare degli attacchi assurdi. Quindi per adesso comunque potenziamola, si sa mai. Mario, veloce, entra a palazzo, santo cielo. È qui, aiutami, è un ordine. E buongiorno anche a lei, eh. Il palazzo è stato attaccato. Non mi preoccupano i barbari, mi spaventa lui. Li portiamo al sicuro. Al sicuro? Niente al sicuro da questo demone. Le vostre stanze sono un luogo sicuro. Le mie stanze? No, i sotterranei, di qua. È un attimino andato fuori di testa, Nerone. Ok, dobbiamo scortarlo nel sotterraneo. Signore, faccia attenzione che i barbari sono penetrati nel palazzo. Oddio. Perché la porta è chiusa? E la apro io, mi dia un secondo, eh. Ed in effetti, eccoli qua sotto. Allora, vediamo di eliminare tutta la resistenza rapidamente. Vai così, perfetto. Oi, che fai? Schivi, bari. State buoni. Oi, là. Ok, quando ti attaccano in due è già più difficile. Allora, aspettiamo che mi attacchino. Ecco qua che è arrivato Capitan Furbizia. Così li posso contrattaccare più facilmente. Stai buono. Voglio attaccarvi tutti e due nello stesso momento. Vai così, perfetto. Mi sa che l'altro tizio non si era avvicinato abbastanza, tuttavia. Non è un problema. Tanto ci morite entrambi. Male. Ai. Devo cercare di parare gli attacchi con miglior tempismo, perché di sicuro mi gioverà non poco. Oh,
Gli ho amputato il braccio, non si è visto, ma si è dedotto molto facilmente. Porco cane, stanno letteralmente abbattendo tutto qua. Bonnie! Un attimo, maledetti rompiscatole. Voglio la doppietta. Voglio la doppietta e la avrò. Perfetto, ora sono abbastanza vicini. Quindi abbiamo un giallo lì, ottimo. Un giallo da quest'altra parte. E un blu per te. E un blu anche per il signore. Il signore dice blu blu blu, mi piaci tu, perfetto. Beh, una cosa è certa, adesso che ho potenziato la barra della vita, potete vedere in alto che è salita davvero un sacco. E ultimo attaccone. Sì, perché non l'avevamo trucidato abbastanza. Meglio abbondare, ok. Oi, aspetta, resta ancora l'ultimo barbarone. Imperatore, venga, venga, che la scorto nei sotterranei, veloce. Culacchione, quanto hai mangiato sotto cielo, vergognati. Ok, dovremmo essere praticamente arrivati. Devo uccidere il grande capo barbaro? Oh no, è perfetto. Ci stavano tendendo un agguato in effetti. Oh, sono anche da solo. Ottimo, e non c'è via di fuga. Signora, lei il fuoco fotte sega, a quanto pare. Sì, ma stai buono. Oi. Dobbiamo premere il shift sinistro per schivare gli attacchi pesanti e i nemici che stanno proseguendo un attacco pesante. Oh, sì, ma un secondo, stavo leggendo. Lampeggeranno di rosso. Ma parca di quelli per porca. Aspetta, ma non posso schiare una scudata? Così è molto più semplice. Perfetto, vai indietro che c'è il fuoco, ciccio. Praticamente, quando lui prova ad attaccarmi, tappam, che gli arriva una pedata o una scudata. Così è decisamente molto più semplice. E basta schivare. Ti do tante di quelle randellate che ti insegno io a fare il capobarbaro. Perfetto, e ora ci muori anche male male. Vai così. Sì, è morto male. È morto decisamente molto male il tizio. Qui, presto. Hanno messo l'entrata dietro il trono? Ma esistevano veramente tutte ste cavolo di cose segrete? Perché lo ritengo altamente improbabile, Santa Lara Croft. Damocle è tornato dall'oltretomba, lo giuro. Damocle. Damocle è un mito. Solo gli uomini uccidono, mio signore. Gli dèi ci guidano. Non interferiscono con gli affari terreni. Oh, quale sommo oracolo te l'ha confidato, generale? Mio padre. E non toccargli il padre, che sto qua ti riempie di botte, ciccio, eh? Qui saremo al sicuro. Almeno credo. Ebbene, io confido negli dèi per la nostra sicurezza. Guarda, meglio confidare negli uomini. Sicuro, imperatore. Ne sono certo. Al sicuro? Sì, grazie agli dèi, ma tu... Quale famiglia? Qual è il tuo nome, soldato? Marius. Ma non ha alcuna importanza. All'epoca aveva molta importanza. Sì. Ho la vaga impressione che lui volesse trovarsi qua con Nerone. Mio padre diceva che gli dèi ci guidano, ma scegliamo noi il nostro cammino. Voi siete un imperatore, io un soldato. Il senso dell'onore spinse mio padre a servire il popolo. Cosa invece indicò a noi la direzione da seguire? Cosa ci ha reso gli uomini che siamo? La mia storia ebbe inizio 10 anni fa. Oh, mi piace Roma quando non è sotto attacco da parte dei barbari. Immagino che all'epoca dovesse essere una città veramente maestosa. Wow, sarebbe bellissimo poterci fare un viaggio nel passato di oltre 2000 anni. Immaginate davvero cosa potreste provare a vivere. E sarebbe un'esperienza veramente incredibile. Padre. Marius? È bello vedervi. Come vi sembro? Il perfetto soldato romano. Ti trovo bene, figliolo. Bentornato a casa. Bentornato. Dove sei stato assegnato? Alessandria. Ah, Alessandria, una provincia tranquilla. Tua madre sarà felice. Non mi sono arruolato per crogiolare nessuno. Come voi, voglio combattere. Verrà il tuo momento. Vedrai, figliolo. Ricorda, i tuoi nemici non si trovano solo sul campo di battaglia. Marius! Madre! Certo che sto tizio se la passa bene, eh. Famiglia nobiliare di quelle serissime, peraltro. Fatti guardare. Sei così bello. Madre, ti prego. Tua sorella ti aspetta. E presto la incontrerà, cara. Ma ora vorrei parlargli da solo. Molto bene. Andrò a cercare tua sorella. Ok, quindi ora ci alleniamo col papà. Che bello, solo che con le spade vere. Prepara. Dimmi che sono di legno. Rompi la mia guardia.
Ti rompo il culo! No, cioè, scusa, rompi la guardia, premi... vabbè, tasto destro non è un problema, perfetto. E quando il nemico è vulnerabile lo possiamo attaccare con tasto sinistro. Ok, perfetto. E praticamente è quello che ho fatto fino adesso. È un'abilità veramente molto utile, soprattutto per i nemici che hanno lo scudo. Devi rompere la mia guardia per colpirmi. Ho capito, perfetto. Però anche il nemico, dicevo, può contrattaccare. Ottimo lavoro, figlio. Allora, la vaga impressione è che devo attaccare due volte e poi contrattaccarlo di nuovo con lo scudo. Una volta ancora. Ah, ok, vedi che avevo ragione. Quindi, allora, attacco con scudo, due attacchi normali, poi contrattacco con lo scudo in modo tale che la sua guardia sia ancora abbassata. Un giorno triste, ma memorabile. Il figlio che piega il padre. Padre, ci avrebbe anche 60 anni lei, Sai brandire la spada, ma non sguainarla troppo in fretta. Sagge parole quest'uomo. Prova sempre a tendere la mano prima. Passeggiamo. Si dice che Roma sia in grande fermento. Sì, viviamo in tempi difficili. Te ne faccio dono, così come tuo nonno fece con me. Quando dovrai condurre degli uomini, ripensa a quello che sto per dirti. Secondo la leggenda, Damocle fu un grande guerriero. Presumo che prima Nerone si riferisse proprio a Damocle. Non è un caso che nostro padre ci stia raccontando la sua leggenda. Un dottiero rispettato di una grande armata. Durante una battaglia, i suoi vili comandanti l'abbandonarono. Ma che bastardi, ma no! Si è ritrovato quindi circondato dal nemico. Vabbè, è impossibile che sia sopravvissuto. Ah, no. Sei praticamente morto. Oh mio Dio. Sì, ma che fine ingloriosa i bastardi gli hanno fatto fare. Lo spirito di Damocle giunse negli inferi. E lì Nemesi, dea della vendetta, si mostrò adirata per la sorte toccata all'impavido eroe. Concesse a Damocle di tornare nel mondo dei vivi come spirito vendicatore. Uno spettrale centurione armato che avrebbe braccato e trucidato ciascuno dei generali traditori. Oila! All'anima del karma, santo cielo! Oggi, molti comandanti recano un pugnale con l'immagine di Damocle sulla guaina. Il pugnale rammenta loro di essere sempre rispettosi verso i propri coscritti per non incorrere a loro volta nell'ira vendicatrice del centurione nero. E come mai Nerone aveva la coscienza sporca? Deve aver fatto una boiata delle sue, in effetti. Oh, che succede? Settima! Barbari! Seguimi! Ma i barbari erano qua alle porte di Roma ogni 5 minuti! Ma che rompimaroni, oh! Voglio dire, dall'Inghilterra era lunga la strada. Padre, padre, non affrontare i barbari da solo! Gioco, capito, dammi un secondo che adesso difendiamo il vecchio, assolutamente. Dobbiamo anche evitare che... Oi! Si avvicinino alla nostra famiglia! Oi! Vabbè, ma in tre non vale! Come hanno fatto entrare? Ah sì, è vero, le porte di casa erano praticamente aperte. Infatti mi sono stupito che non avessero delle guardie. Allora, eliminiamo il primo dei furbacchioni. Ammetto, queste kill danno una grande soddisfazione. Ok, questo c'è morto naturalmente. Comunque padre se la cava, ribadisco, io lo prendo in giro, c'è una certa età, ma comunque si difende egregiamente. Che sto casino, donne, state buone, arriva Rocco, cioè arriva vostro figlio. Ehi, tua sorella anche a te. Andiamo a salvarli. Li proteggo io. No, siamo arrivati tardi, le hanno già trucidate. All'ultimo. Questi da dove arrivano? Ma da dove entrate voi altri? Padre, sia buono, ci muore anche lei. Come non detto. Ciccio, riprenditi, santo cielo. Ok, direi che è giunto il momento di vendicare la nostra famiglia. Si schiva sta ciola. Aspetta che è arrivato anche Capitan Furbizia da solato. Vai così. E basta schivare. Avete rotto i maroni. Aspetta, perfetto. Avvicinatevi, ragazzuoli. Che si va di doppietta, perché di quelli per porca ci muori prima tu. Questa era nuova, in effetti. E poi tuo cugino da quest'altra parte. Ottimo. Padre, mi raccomando, non esageri, che c'è una certa età, Ok, abbiamo fatto un concatenamento perfetto. Era quello che aspettavo, in effetti. Ok. E morti malissimo. Ma levati anche tu. Buoni. Per fortuna che adesso sono tutti nemici abbastanza facili.
Presumo che quando incontreremo nemici più potenti più avanti, la situazione sarà molto più complicata. E nel frattempo padre aveva aperto le porte di casa e stava già combattendo per le strade di Roma. Oh, il vecchio non perde tempo, questo è poco ma sicuro. Telecamera, ogni tanto però mi fai tirare qualche sommo porco, eh. Siamo onesti, aspettate. Non si è accorto. Ha capito tardi che stava per morirci male male in effetti. E un attimo. C'è abbastanza Mario per tutti. Buongiorno, salve, sono Mario, che piacere fare la sua conoscenza. Dite che riusciamo a fare una tripla? Se riuscissimo a fare una tripla sarebbe una figata assurda. Aspetta, ci provo. Vai, ma mi sa che me ne fa fuori solo due. Ok, io ci provo comunque, vediamo un po'. Olè. Ma no, ma tizio, ma come, lei da solo? Ma mi ci muore così come un povero. Ho provato dolore per lei, buon uomo. Dove sono finiti tutti? La città è deserta all'improvviso. Padre, dov'è finito? Oh, quella chi è? Spaventatissimo. Buongiorno, signorina, parliamone. E questa chi diavolo è? Signora, che fa? Palpeggia? Questa non è umana. O forse è una sorta di strega del tempo. La attende il tuo figlio. La signorina è leggermente criptica, eh. Corri. Corri, Mario laggiù. Papara. Mario non si fa domande. Ha detto, una bella topolona, ho appena perso la famiglia. Meglio andare avanti con la giornata. Beh, ma l'ho vista solo io? A quanto pare sì. Ma che carneficina. Aspetta, posso recuperare dei documenti? Nuova pergamena ottenuta. Ok, ci facciamo una cultura, non è un problema. Non credo sia un gioco open world, quindi le mappe sono a percorso fisso. Padre! Ho capito di qua, ciccio, ma te devi aspettarmi 5 secondi. Ehi, me, che lo si dica, abbiamo eliminato tutti. Nel frattempo sono arrivati altri soldati che rimarranno al fianco di nostro padre. Noi dobbiamo raggiungere quindi il foro e avvertire, e quantomeno difendere, il resto dei nobili romani. Tranquilli, che pensami. Sì, però con tutta sta armatura, lo scudo, la spada, non è che è facile muoversi, portate pazienza. Ammetto, mi fa strano vedere il Colosseo tutto intero. Sapete molto bene che la chiesa, insomma, si è rubata i mattoni per costruirci altre cose. Costava effettivamente molto di meno. Allora, qua c'è un ponte che possiamo abbassare. Cioè, bastava a tirare la leva. Ma Mario era una personcina un attimino pragmatica e quindi distruggeva tutto. A vedere il Colosseo. Che spettacolo, santo cielo. No, non ci credo mai nella vita. C'erano già i graffitari al tempo che prendevano per il culo Nerone. Ve l'ho detto che era l'imperatore più amato in tutta Roma. Nerone è un eunuco. Beh sì, certo. Se ti beccavano a scrivere quelle cose eri praticamente non morto. Di più ti torturavano a vita, ti ficavano un palo su per il chiurlo. E tanti saluti. Signore, stia zitto anche lei, che poi si fa ammazzare. Che brutto modo di andarsene. Ma che i barbari non è che gliene fregava più di tanto. Per me è per raccogliere da i pila. Ah, i pila! Ok, perfetto. Ora possiamo mirare con control, scaccia pensieri. Ora teniamo premuto finché il tutto non diventa rosso. Poi mollo. E lui... Oh, li piglia in automatico. Ah, oh, questo farà davvero molto male. Aspetta. Mi domando se li pigliamo anche in movimento. Vabbè, ciccio, sei un cecchino con il pilo. Ok, mi resta un ultimo tizio lassù e dovrei averli fatti fuori praticamente tutti. Comunque vediamo di rifornirci perché sono davvero molto potenti. Il pubblico si annoia. Ma stai buono e non rompere i maroni. Perfetto, ed eccoci arrivati nel frattempo all'anfiteatro. La maggior parte dei tizi ci sono morti male male. Oila, ciao amici, è qui la festa? Ma vi levate da davanti che non riesco a vedere come attaccare i tizi. Perfetto, aspetta, che resta Capitan Furbizia da quest'altro lato. È una bella combo doppia per me. All'italiano mi sfuggi, anzi il latino antico, ma vabbè, dettagli. Era già praticamente morto, non c'era bisogno di infierire sul povero signore. Perfetto, aspetta. Oi, Bani. Basta urlare che c'hai anche un alito di M. Ci siamo capiti? Perfetto, aspetta. No. Che col cocchio. Ti serviva il braccino? Vabbè. Tanto eri già un tipo col braccino corto. E l'altro tizio? Scusa, ma te dov'eri? Io ero lì a far combo e te mi scappi via. Vergognati. Da dove, signore? È arrivato anche il signore un attimino più sovrappeso rispetto agli altri. Quello potrebbe essere un problema. Perfetto, aspetta. Boni. Aspetta. Vai di coso, vai di combo. Perfetto, allora. Uno. E due. E tre. E quattro. E olè. Perfetto. A quest'uomo piace amputare le braccia, se non si fosse capito. Ma stai buono. Ma impara a vestirti, che non sei nemmeno alla moda. Buono. Prima Roni, aspetta, scudata.
Ok, ora lo possiamo far fuori. Quindi devo comunque schivargli l'attacco. Ti serviva la colonna vertebrale? Altrimenti non ci fa l'esecuzione finale. Oh oh, ho la vaga impressione che ci stiano per tendere un agguato. Padre? Padre, lei dovrebbe cominciare a fare attenzione, voglio dire. Quindi sono tutti baldi giovani e lei non so come sia ancora vivo. È abbastanza ovvio che padre ci sta per schiattare male male di questo passo. E telecamera, se mi dai un aiutino di tanto in tanto, che non sarebbe male. Oh oh, ci sei anche il signore grosso più grosso? Potrebbe essere un bel problemone. Ok, è giunto il momento di una bella kill doppia come piace ai miei amici di Roma. Anzi, vabbè, siete barbari, ma vabbè, dettagli. E olle, perfetto. Oh, ehi, fuggite sciocchi. Aspetta, 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 che è arrivato di nuovo Capitan Furbizia. E basta. Allora, mi sa che qua non possiamo fargli la kill doppia. Aspetta, 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 aspetta. Pensavo di arrivare a fare il furbacchione ed è tornato a casa senza denti. Anche senza vita, ma vabbè, dettagli. Oi, 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 tizio, due secondi, porca di quella super. Aia, mi hai tirato una scudata. Mi hai tirato una scudata a me che son Mario. E che cocchio, la devi smettere. Che maleducazione, ne abbiamo già parlato. E olè, perfetto. Ok, rango successivo sbloccato. E ci credo, santo cielo, ho fatto una strage. Padre, il Parkinson la coglie all'improvviso. Oh oh, di qui non si passa, Marius. Devi tornare indietro e abbassare il ponte. Tranquillo, ci pensa Super Marius. Oh mio Dio, non ci credo mai nella vita. Siamo arrivati nei pressi del mercato e i venditori non si sono accorti che siamo nel bel mezzo di un conflitto. Sono lì che vendono, comprate cibo fresco. Vabbè, senti, allora distruggiamo il contrappeso del ponte e si dovrebbe calare. Padre, passi veloce. Continua così. Cioè, fatemi capire bene. Sto povero Mario è praticamente appena diventato un soldato, voglio dire. Ed è già qua a difendere Roma, poretto. Ci credo che fra 10 anni diventeremo generali. E via dicendo. Gente, io mi leverei dalla ciolla molto in fretta, eh. Ci stanno i barbari. Ecco, neanche detto. Sono io che porto sfiga, a quanto pare. Allora, c'è anche il tizio grosso più grosso. Aspetta, aspetta, aspetta. Boni. State, Boni. Ehi, 2 secondi. Come ho detto, c'è abbastanza Mario per tutti, figlioli. Non litigate, che poi perdete il braccino. Ecco qua, e non va bene per nessuno. Soprattutto per voi, voglio dire. Perfetto, questo lo fallo fuori rapidamente. Prima che arrivi il cugino dall'altra parte. E olè, vano. Stati buono che ti disfo anche la nonna. Ok, e ora gli facciamo il big contrattaccone. Che se lo ricorderà di sicuro. Oh, certo che voi altri siete anche troppo grossi per quello che mi riguarda. Ottimo, dove vuoi è finito? Padre! Non abbiamo molto tempo. Lo so anche io, padre. Si levi dei maroni e si piglia una cancellata in faccia. Allora, vediamo casomai di far fuori qualche furbacchione. Olè, direttamente a colpi di Pilu. Aspetta, 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 aspetta. Bano. Dai, che mi stavo divertendo con il Pilu. Porco cane. Aspetta, aspetta. Oi, oi, sì. Perché dovete sempre arrivare con 826 cugini? Mo basta veramente, però. Aspetta. Ok, contrattaccone. Aspetta, nana, naturetemi vivo lì. Così facciamo una bella doppietta come piace a me. Sapevo che sto gioco avrebbe avuto un sacco di combattimenti, ma non me ne aspettavo decisamente così tanti. Mamma mia. Ok, contrattaccone anche per te. Aie. Ogni volta che sto per farti l'attacco Faigo, te riesci effettivamente a schivare. Braccino andato. Dicevo a schivarmelo. Non a lungo. Ma vabbè. Oh, aspetta, 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 che c'era l'altro tizio grande più grande. Oh, aspetta. Sì, te da dove arrivi? Certo. Certo. Sono tutti combattenti nati questi. Ok, signore, lei ci sta per morire fra atroci sofferenze. No, siamo onesti. Praticamente morto all'istante. È arrivato anche l'altro cugino. Ok, diamo di braccino. No, ha direttamente di colonna vertebrale e tanti saluti. Ancora gente! Vabbè! Non posso far tutto io. Guarda lì! Padre! E voi là sotto che state guardando? Certo! Certo! Datemi una mano, cretini! Tatticone del DeLong Gamer, sono praticamente andato più vicino a loro. Così sono costretti a combattere assieme a me. Che cocchio! Pensavate di schivarvi la battaglia? Aia! Ciccio, non ti avevo visto alle mie spalle, credevo fossi uno dei nostri. Poi ho riconosciuto la puzza e ho detto, no, è un babbavo! Oi! Sto parlando col tuo cugino. Basta. E basta, ho detto. E non se ne può più con sti cavolo di barbari che vengono a rubarci le kill qua in Italia. Vabbè, non c'era ancora l'Italia, ma ci siamo capiti. Uccidilo, uccidilo male. E olè, perf. Aia. Chi è Leonzius? Chi è Leonzius? A che pirla, è mio padre Leonzius. Mi ero completamente dimenticato. Padre, non mi ricordavo il suo nome. Io l'ho detto però che il vecchio ci sarebbe morto di sto passo. Non si preoccupi padre, è un leggero graffietto. Una spada nella pancia non ha mai ucciso nessuno, avanti. Ciccio, te hai perso tutta la famiglia in 5 minuti praticamente, eh. Oh, quantomeno si eredita sto mese. È peggio di quanto immaginasse. Dice? Salva Roma. Salvala da...
Salvala da loro. Loro chi? Non mi usi i pronomi senza specificare. Maledetti. Aia. Maledetti barbari assassini. Sì, ma sto povero Cristo, mai una gioia, dai. Farò ciò che chiedete, padre. Verserò il loro sangue. Salverò Roma. Sono il comandante Vitellio. Conoscevo tuo padre. Sei il sangue che brami. Ti prometto che con me ne troverai in abbondanza. Sei con la seconda, vero? Sì, signore. Non più. L'hanno promosso subito, così. Benvenuto nella 14ª. Da 2 a 14 è passato sto tizio. Complimentoni, Buono, dai, io direi che allora per questo primo episodio ci possiamo fermare qua. Il gioco non è lunghissimo, presumo che in 8 video dovremmo riuscire a portarlo a termine. Spero proprio che YouTube non lo demonetizzi, altrimenti sarò costretto purtroppo a non portare avanti la serie. Incrociamo le dita, lasciate un bel mi piace per continuare il gioco e mi raccomando, non spoilerate nei commenti, altrimenti vi arriva un ban istantaneo e noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!